Evidentemente, molti di voi che studiate il canto, di qualsiasi genere esso si tratti, sanno di cosa sto facendo. È il cosiddetto esercizio del sibilo, un esercizio molto diffuso da moltissimi anni per allenare il fiato, la regolarità del fiato, la lunghezza del fiato per il canto. In genere si fa con il cronometro e quindi si misura la lunghezza di questo sibilo, questo z appunto, che deve essere anche molto regolare e molto concentrato. In genere si nota che a volte, anzi spesso, la lunghezza di questo sibilo è sicuramente insufficiente ad avere un canto di livello. Insufficiente significa sui 20-30 secondi. L'altra cosa che si nota, importantissima, è che magari un giorno uno sente meglio il fiato e arriva anche a 40, 50, un minuto, altri giorni niente, 30, 20, 25, oppure periodi molto buoni e periodi di assoluta difficoltà. E questo è successo personalmente anche a me diverse volte. E allora, perché? Come si può aiutare questo esercizio così importante per poi avere maggior fiato e soprattutto maggiore regolarità nel fiato durante il canto? Io posso dire che a un certo punto ho avuto proprio questa intuizione, lo dico in maniera sincera, che mi ha fatto capire che questo esercizio va concepito in maniera bifasica. Quindi è un esercizio bifasico, così l'ho chiamato io. Ecco, magari altri l'avranno intuito, però sinceramente non ho notizia di questo. Anzi, se qualcuno evidentemente sa di questa cosa, me la scriva anche, io sarò contento. Cosa significa quindi questa tecnica bifasica per l'esercizio del sibilo? È una tecnica fondamentale perché andrà, direi quasi immediatamente, e chi studia il canto sa che lo studio del canto è uno studio molto lento, è uno studio che ha bisogno di tempo, molto regolare, eccetera. Quindi le azioni, diciamo, immediate sono in genere una chimera. Però in questo caso posso dire che con la tecnica bifasica si può da subito implementare la lunghezza di questo sibilo dai 5 ai 10 secondi, che è tanto, e poi allenandosi ancora di più. Cosa consiste questa tecnica bifasica? Consiste appunto in due fasi. La prima fase è la fase dove, riempiendo i polmoni in maniera corretta, e qui parliamo del tipo di respirazione, e bisognerà fare un'altra puntata, un altro video sulla tecnica, su come prendere fiato nel canto, perché sappiamo essere un argomento molto denso e dibattuto. Comunque, uno, poniamo che prenda correttamente fiato, i polmoni si riempiono pienamente, perfettamente, completamente. Allora, i polmoni, quando sono pieni di aria, automaticamente butteranno fuori fiato. Quindi in questa fase iniziale, quello che il cantante deve fare non è cercare di buttare fuori fiato, di cercare di mantenere la regolarità, eccetera, ma è quello di trattenere il più possibile il fiato pur facendo percepire questo sibilo, che sarà sicuramente molto flebile, ma ci deve essere. Quindi questa è la prima fase ed è importante che vada avanti, diciamo, il più possibile in questo modo. Ma a un certo punto, se uno è attento, ma anche questa attenzione va allenata, si sentirà che trattenere questo fiato comincerà a diventare, diciamo, difficile, scomodo, nel senso che si sentirà che i polmoni cominciano a perdere fiato. Allora, in genere, cosa succede? Uno dice: beh, io devo durare molto. Adesso sento che il fiato se ne sta andando, cosa faccio? Continuo a trattenere, anzi, trattengo di più. E qui l'errore invece, questa è la seconda fase,
cioè la fase in cui i polmoni non più autonomamente buttano fuori aria, allora noi dovremmo cominciare ad aiutare l'espulsione del fiato attraverso i muscoli preposti, soprattutto quelli, insomma, intercostali, quelli laterali, e insomma tutti i muscoli, anche quelli addominali, assolutamente, tutti i muscoli che concorrono all'espulsione del fiato. È qui che c'è un'azione diretta, quindi, sull'espulsione del fiato, un aiuto fondamentale del cantante e quindi di conseguenza un aumento della espulsione di questo sibilo in questo caso. Allora, quindi queste sono le due fasi ed è fondamentale perché in genere per istinto si va a diciamo buttare fuori più aria all'inizio perché è più facile e a trattenerla dopo perché è altrettanto più facile da un lato, ma più che altro è un'intuizione sbagliata. In questo modo, quindi con la tecnica bifasica dell'esercizio del sibilo, come l'ho chiamata io, si può aumentare. Quindi in conclusione di questo suggerimento, di questo video, io vi ringrazio perché siete sempre molti a vedere i miei video così, dove io cerco di condividere quello che è stata la mia esperienza e quella che è la mia esperienza di cantante, di insegnante. E in conclusione provo a fare questo esercizio. Quindi vi farò vedere, prendo il fiato, i polmoni si riempiranno al massimo e cercherò di farvi vedere come il fiato si trattiene. A un certo punto, per far capire a voi, io alzerò la mano. Significa che io comincio a sentire che i polmoni si cominciano a svuotare e allora sentirete che io accompagnerò maggiormente l'espulsione del sibilo e il sibilo sarà più sostenuto. In questo modo, ripeto, avrete sicuramente maggiore durata e quindi di conseguenza meno problemi poi di fiato nel canto. Allora vado a farlo. Ecco, io adesso l'ho fatto l'ho anche, diciamo, velocizzato per non, diciamo, tediarvi, ecco, insomma, potevo tenere ovviamente di più, però ho cercato di farvi capire le due fasi. Quindi la prima fase, trattenendo il fiato, e poi quando ho alzato la mano il fiato cominciava a sparire, ad abbassarsi, cioè quindi ho aumentato con l'accompagnamento dell'espulsione del fiato attraverso i muscoli. Bene, questo è quanto, spero che possa piacervi, insomma, questo video e possa esservi utile. Alla prossima, un abbraccio, ciao!